Sì, perché da Roma sei venuta a Grosseto, perché non hai modo qui, cioè a Roma ci sono più possibilità, no? Per uno che vuole cantare, insomma, a un livello più alto. Sì, sì, assolutamente, però Roma è soltanto 200 km di distanza, io vado spesso a Roma a fare dei concerti, a presentare queste cose, a presentarne altre, non è la distanza in queste cose è molto piccola, le distanze oggi sono molto piccole. Io sto a Grosseto per svariati motivi che non sto qui a raccontare, mi piace tanto Grosseto, di Roma ero molto molto saturo, perché io sono arrivato a Grosseto che avevo intorno ai 30 anni e fino alla boa dei 30 ho lavorato tanto perché queste cose camminassero, senza trovare mai la porta giusta dove bussare. Probabilmente per colpa mia, mettiamola così, perché poi uno fa un attimino un bilancio e capisce il perché, nonostante magari avere delle cose da dire, non dico talento, però avere comunque delle cose da dire, poi non si trovano i canali adatti. E perché forse ero un pochino troppo nervoso, un pochino troppo immaturo e bramavo troppo al successo, cioè quello che io volevo era il successo, trascurando completamente il mio stile di scrivere e di comunicare. Stando qui lontano da quei fasti sono riuscito a trovare un mio modo, e a quel punto, guardandomi allo specchio, ho detto vabbè, forse è il caso che ricominciamo ad andare in giro. Ho ricominciato da poco e vabbè, questo basta. No, te l'ho chiesto perché io invece ho fatto il procedimento inverso, perché io sono nata a Grosseto, però sono andata all'università, sono andata a Firenze, però io ho sempre avuto il mito di Roma, io volevo andare a Roma. E all'università o Roma o morte. Solo che all'università non mi hanno mandato a Roma perché avevano paura che mi infilassi in qualche pasticcio, cosa che forse avrei fatto, chissà, insomma. E quindi ci sono arrivata da adulta. E, però ecco, io per quanto riguarda me, un lavoro creativo, io non potrei scrivere stando solo qua. Non che vorrei stare solo a Roma, però ecco, io nemmeno solo qua, ecco, io proprio non potrei. Io appena arrivo a Roma, arrivo a casa e vedo il cupolone, io sono felice. Questa cosa la sento. Lui ti incuriosisce, perché lui fa l'edicolante, no? Uno che vende i giornali, e che poi c'ha invece la testa sempre tra le nuvole, la musica, la musica. Ma ti rendi conto? È obbligato, la mattina aspetta quello che gli porta il pacco, gli dà i clienti con le richieste strane. Come si chiama le rese. Gli dà le rese, ma noi c'è la musica, le note. Nel senso che a volte secondo me la... il tuo mondo creativo te lo crei, io ho cercato di fare musicista per suono da quando ho 14 anni, ora sono 35 e ho suonato a livello semiprofessionale fino a 5 anni fa, sempre mantenuto piano in due staff, cioè laurea, musica, laurea, lavoro. Poi a un certo punto mi sono reso conto che di musica, campare solo in musica, era impossibile. Quindi ho aperto un'edicola e per i primi tempi ho azzerato totalmente tutto il discorso artistico. Poi magicamente è venuto fuori il fatto che sono riuscito a portare la passione, il lavoro all'interno del mio lavoro. Cioè, ho creato una cosa che si chiama, grazie a Carolina Esami, un'edicola acustica. I sabati pomeriggio accanto all'edicola vengono fatti dei concerti acustici in alto odore, perché a Grosseto non c'è più spazio dove proporre roba inedita. Ma nessuno può capirci che ti fa. Quindi, perché quando iniziò a suonare io, tutti a Grosseto facevano roba propria, a Grosseto però non c'è più nessuno che fa roba. Quindi
di cercare, come diceva lui, di far vedere che la musica non è solamente talent, quindi arrivare, sfondare, televisione, ma per prima cosa è una forma di espressione, credo. E siamo partiti di scherzo e poi questa cosa ha preso più piede, però mi dà cuore stare sul posto, quindi stare a Roma, per la musica principalmente c'è anche Milano, perché Roma è più per la televisione. Però a volte stare nel punto, magari perché hai conoscenze, perché sei al punto in cui gira il discorso, però se te mentalmente non sei, magari ti senti schiacciato, perché poi c'è un fattore, io ho passato un periodo, io da sono ancora con 14 anni, per me la musica è sempre stata un compagno di viaggio, no? Io ho passato un periodo della mia vita e pensavo di non affrontare mai, in cui ho trovato il buio. Cioè, nel senso, non riuscivo più a comporre davanti del pianoforte, i tasti bianchi e neri erano vici, si dovevo rimettere. E a quel punto, cose che pensi non capiti mai, quando ti capita una cosa del genere ti rendi conto che puoi essere ovunque, ma se te non sei psicologicamente o creativamente nel mondo più vedere, capito? A volte devi essere anche te stesso che sai nel tuo mondo, forse materialmente nel mercato suo. Roma, poi era proprio nel punto in cui Cristicchi, Fabi, Silvestri, cioè era quel circuito lì, però a volte può darsi che se non sei, ti senti saturo e quindi dopo non riesci più a prendere. Ma io strutturalmente, proprio come testa, io sono per la terza via sempre e comunque, quindi penso poi alla fine che la cosa giusta è sempre la cosa più difficile da raggiungere. D'altronde quando uno ha una vena artistica, qualsivoglia questa sia, siamo un po' degli handicappati, cioè mi ci metto anch'io presuntuosamente, però ecco, una persona che ha solo una vena razionale è più fortunato secondo me, perché può trovare maggiormente la sua strada e poi ha anche un consenso sociale intorno, e anche questo non è male, perché io penso che anche a voi vi sia capitato di sentirvi dire: ah, suoni, sì, ma di lavoro. Sì, ti dico, ecco. Quando io ho proposto di un'acustica, sono stati dei clienti che me lo guardavano, ho fatto: a te questa cosa non funziona mai, è troppo delitto, capito? Delitto cosa. Poi l'hanno vista, ho detto: allora, non così grande, sì, capito, però il pensiero che tu fai, che tanto adorato, si pensa Puccini, De André, cioè la musica bella, però abbiamo un pochino ecco di Madonna. Sì, però io credo anche un'altra cosa, che il confronto ti aiuta anche, cioè il pensiero in maieutica ti